Risolviamo quest'altro limite, limite per xy che tende a 0,0 di x cubo y fratto x quarto più y quadro. Allora, possiamo utilizzare naturalmente la condizione necessaria, eventualmente naturalmente, verificando che il limite non esista, ma sappiamo che quella condizione è bene farla quando diciamo siamo quasi certi che il limite non esista. Utilizziamo ad esempio il teorema dei carabinieri, due carabinieri, il teorema della compressione. Vediamo come farlo. Allora, intanto possiamo dire questo: consideriamo la funzione in valore assoluto, no? Vediamo che se consideriamo tutta questa funzione, la funzione f di x, y in valore assoluto, x cubo y fratto x quarto più y quadro in valore assoluto, notiamo come il denominatore, per una proprietà banale dei valori assoluti, questa la possiamo scrivere come il valore assoluto di x cubo y fratto il valore assoluto di x quarto più y quadro. Che però è sicuramente positivo, x quarto più y quadro, perché è somma di due quantità, x quarto e y quadro, certamente positivo. Quindi a sua volta, questo è uguale sicuramente al denominatore, che rimane x quarto più y quadro. Dopodiché, modulo di x cubo per y, modulo di y sicuramente, per il modulo di x cubo, che a sua volta è modulo di x per il modulo di x quadro, ma modulo di x lo lasciamo così, modulo di x quadro è x quadro, anche in questo caso perché x quadro è sicuramente positivo. Ora, soffermiamoci un attimo sul numeratore. È sui primo e terzo termine, il x quadro modulo di y. Possiamo dire che è certamente minore o uguale di x quarto. Proprio x quadro più y quadro mezzi, un mezzo per x quadro più y quadro. Perché? Beh, guardiamo un attimo questa quantità. Abbiamo che x quadro più modulo di y, tutto quanto al quadrato, è sicuramente 0 o sicuramente una quantità certamente positiva. Se infatti andiamo a sviluppare questo quadrato di binomi, otteniamo un x quarto più un modulo di y al quadrato più due volte modulo di y per x quadro. Guardate. Guardate questo e guardate questo. Allora abbiamo che modulo di questo diventa x quarto, modulo di y al quadrato è un y quadro, modulo di y al quadrato, più due volte x quadro modulo di y. E allora vedete come effettivamente è verificato che x quadro modulo di y sia effettivamente minore o uguale di un mezzo x quarto più y quadro. Pertanto, chiedo scusa, tenendo a mente questa, riconsiderando quel limite, possiamo allora applicare appunto il teorema dei due carabinieri, scrivendo che questo limite per xy che tende a 0,0 di x cubo y fratto x quadro di y quadro con x cubo y che mi permetterebbe di mettere in modulo come abbiamo fatto prima è compreso fra che cosa? Sicuramente tra 0 e limite, allora scriviamolo magari più a sinistra, quindi vediamo che 0 è minore uguale del limite quando xy tende a 0,0 di modulo di x per x quadro per modulo di y, cioè di modulo di x cubo y che abbiamo detto essere modulo di y per modulo di x per x quadro fratto x quadro per y quadro minore o uguale del limite per xy che tende a 0,0 di modulo di x lo lasciamo qui. Vi ricordate come x quadro modulo di y è minore o uguale di un mezzo di x quarto più y quadro, quindi x quarto più y quadro mezzi, naturalmente con sotto che c'è anche l'altro x quarto più y quadro. Ora, ma tutto questo è uguale a che cosa? Beh, il limite di destra è uguale al limite per xy che tende a 0,0 di modulo di x mezzi. Chiaramente, no? Perché vedete che questi due si vanno a semplificare. Ma questo effettivamente è 0. E dal momento che modulo di f tende a 0, naturalmente questo implica in due sensi che f tende a 0. Possiamo dire che questo limite allora effettivamente tende a 0. Vi ho fatto vedere un altro modo per arrivare a un risultato di un limite. Quindi questo limite effettivamente è nullo.
Proseguiamo con il calcolo dei limiti e col calcolo dei limiti utilizzando per esempio tra le altre cose il teorema della compressione. Vediamo anche questo qui, che è molto simile all'esercizio precedente, il limite per xy che tende a 0,0 di xy cubo fratto x quarto più y quadro. Vi ricordo che quello precedente era x cubo y. Beh, anche in questo caso per utilizzare il teorema dei due carabinieri possiamo considerare la funzione in valore assoluto. Anche in questo caso notiamo che il valore assoluto di xy cubo fratto x alla quarta più y al quadrato si può scrivere come il valore assoluto di xy cubo fratto il modulo, il valore assoluto di x quarto più y quadro, che però poi essendo x quadro più y quadro somma di due quantità positive, quindi anche in sé positiva, si può scrivere come direttamente x quarto più y al quadrato. Così come il modulo di x per y cubo si può scrivere come modulo di x per il modulo di y per il modulo di y quadro, no? Essendo naturalmente y cubo scrivibile come y quadro per y. E modulo di y quadro, così come x quarto più y quadro, il modulo è y quadro. Quindi questo in definitiva non è altro che un modulo di x per un modulo di y per un y al quadrato, tutto diviso x quarto più y al quadrato. A questo punto la funzione, quindi il modulo, sarà questa: modulo di x per il modulo di y per y quadro fratto x quarto più y quadro. Detto questo, teniamo anche conto di una facile disuguaglianza che si può andare a creare, ovvero che se prendiamo y quadro siamo certi che è sicuramente minore o uguale di y quadro più, più x quarto, no? Quindi dividendo ambo i membri per y quadro più x quarto, avremo che y quadro fratto y quadro più x quarto è sicuramente minore o uguale di 1. Siamo d'accordo su questo? Sicuramente. Allora partiamo col dire che il limite quando xy tende a 0,0 della nostra funzione xy cubo fratto x quarto più y quadro in valore assoluto, che ve lo ricordo è valore assoluto di x per valore assoluto di y per y quadro fratto x quarto più y quadro, quindi visto che l'abbiamo già visto lo possiamo direttamente mettere modulo di x per modulo di y per y quadro fratto x quarto più y quadro. Tutto questo è minore o uguale del limite quando xy tende evidentemente a 0,0. Non faccio altro che mettere i limiti no? Nelle disuguaglianze. Oh, visto che y quadro su x quarto più y quadro abbiamo visto è minore o uguale di 1, sarà minore o uguale di modulo di x per il modulo di y per 1, quindi modulo di x per il modulo di y. Ma visto che il limite per xy che tende a 0,0 di modulo di x per il modulo di y, che poi è modulo di xy, è pari a 0, per il teorema dei carabinieri e anche per il fatto che dire che il modulo di f tende a 0 è come dire che f tende a 0, possiamo affermare ancora una volta con certezza che questo limite viene a 0. Leggiamo quest'altro limite: limite per xy che tende a 0,0 di xy cubo meno 2 volte seno di x quadro y coseno di x 2y fratto tutto quanto x quadro y quadro, che è un limite che si può dividere in due, direi, per prima cosa, no? Quindi scrivere limite per xy, cioè applicare in sostanza la proprietà distributiva della divisione, limite per xy che tende a 0,0 di xy cubo fratto x quadro più y quadro meno il limite per xy che tende a 0,0 di 2 volte il seno di x quadro y coseno di x più 2y fratto ancora una volta x quadro più y quadro e calcolare separatamente i limiti a patto che naturalmente non ci venga una forma determinata del tipo infinito meno infinito, naturalmente. Speriamo di no. Detto questo, cominciamo col calcolare il primo dei due, quindi questo. Limite per xy che tende a 0,0 di xy cubo fratto x quadro più y quadro. E visto che abbiamo visto nei precedenti esercizi che possiamo applicare il teorema dei carabinieri, lo facciamo di nuovo, vedete che sto alternando le metodologie, nuovamente considerando la funzione xy cubo fratto x quadro
più y quadro, tutta quanta in valore assoluto, che è pari anche al valore assoluto di x, y cubo fratto x quadro più y quadro, in quanto lo sappiamo, il valore assoluto di x quadro più y quadro è pari a x quadro più y quadro, visto che x quadro più y quadro è per definizione una quantità positiva, visto che è somma di due quantità al quadrato, entrambe positive. A sua volta xy cubo si può scrivere come xy per y quadro e quindi come modulo di x per modulo di y per il modulo di y quadro, quindi anche come il modulo di x per il modulo di y per y quadro, naturalmente fratto x quadro più y quadro, come nel caso precedente, naturalmente. Allora, facciamo una piccola considerazione su questo. Quindi ricordiamoci che la nostra funzione in modulo è questa qui. Detto questo, nuovamente facciamo una piccola maggiorazione, una piccola maggiorazione banale, una disuguaglianza che è chiaramente sempre verificata, ovvero per definizione notissima disuguaglianza, il modulo di x per il modulo di y sappiamo essere minore o uguale di un mezzo che moltiplica x quadro più y quadro, no? Sfruttando questa disuguaglianza, che direi è notissima, possiamo dire che se applichiamo appunto il teorema dei carabinieri, diremo che il limite per xy che tende a 0,0 di modulo di xy cubo fratto x quadro di y quadro, che si può scrivere come modulo di x per il modulo di y per y quadro fratto x quadro di y quadro, visto che modulo di x per modulo di y è minore o uguale di un mezzo che moltiplica x quadro di y quadro, questo qua sarà minore o uguale, naturalmente maggiore o uguale di 0, chiaramente è minore o uguale del limite per xy che tende a 0,0 di quadro che moltiplica x quadro più y quadro fratto due volte, un mezzo di x quadro più y quadro, sotto c'è anche l'altro x quadro più y quadro. Questo è ancora uguale, vedete come x quadro più y quadro e x quadro più y quadro si possono semplificare, questo è uguale al limite quando xy tende a 0,0 di y quadro mezzi. Cioè, chiaramente, sempre e solo 0. Pertanto il limite di sinistra, il primo limite della differenza è 0. Quindi quel limite fa 0. Adesso consideriamo il limite quando xy tende a 0,0 di, c'è un meno davanti, ma lo considereremo dopo, di 2 volte seno di x quadro y coseno di x più 2y fratto sempre x quadro di y quadro, che è un limite che si può risolvere in vari modi. Si può risolvere con la formula di Taylor, che però ancora in questo momento non stiamo applicando, quindi lo risolviamo ancora col teorema dei carabinieri, dicendo che in generale, intanto questa quantità qui possiamo dire che se ne va ad 1, quindi questo limite, il limite del numeratore si può scrivere come il limite di 2 volte seno di x quadro y per il limite di quando x tende a 0,0 di x coseno di x più 2y, che è pari ad 1. Quindi in pratica il limite diventa limite per xy che tende a 0,0 di solamente 2 volte seno di x quadro y fratto x quadro più y quadro, no? Il coseno di x più y se ne va a 1 quando xy tende a 0,0. Ora ricordiamo che il modulo di sen t, no? È sicuramente minore o uguale di modulo di t, comunque preso t appartenente ai reali, no? Inoltre, notiamo come x quadro è sicuramente, questa disuguaglianza banale, minore o uguale di x quadro più y quadro, no? Dividendo nuovamente ambo i membri per x quadro più y quadro, avremo che x quadro fratto x quadro più y quadro è allora sicuramente minore o uguale di 1, no? E allora avremo che nuovamente applicando, considerando il modulo di 2 volte seno di x quadro y fratto x quadro più y quadro, che poi non è altro che 2 volte modulo di seno di x quadro y fratto x quadro più y quadro, perché 2 è sempre positivo e anche x quadro più y quadro è sempre positivo, possiamo dunque affermare che, applicando nuovamente il teorema dei carabinieri, dei due carabinieri, avremo che il limite quando xy tende a 0,0 di 2 volte modulo di seno di x quadro y fratto
il modulo di x quadro di y quadro, cioè x quadro di y quadro, è sicuramente maggiore o uguale di 0 e minore o uguale del limite quando xy tende a 0,0, modulo di sen t è minore o uguale al modulo di t, quindi modulo di seno di x quadro y è minore o uguale del modulo di x quadro y. E quindi due volte modulo di x quadro y fratto x quadro y quadro, ma a sua volta questo qui, no? Visto che il modulo di x quadro y si può scrivere come il modulo di x quadro per il modulo di y, quindi questo lo scriviamo come x quadro per il modulo di y, perché il modulo di x quadro è x quadro, quindi due volte x quadro modulo di y, visto che, lo ricordiamo, abbiamo provato come x quadro fratto x quadro di y quadro è minore o uguale di 1, tutto questo sarà minore o uguale a sua volta del limite per xy che tende a 0,0 di che cosa? Beh, di 2 volte per 1 per modulo di y, quindi 2 volte modulo di y. E sostanzialmente abbiamo trovato che pure questo secondo limite se ne va a 0. 0 meno 0 è 0, questo limite quindi viene banalmente 0.